I santi non hanno un cuore indurito, sono aperti alla parola d'amore del Signore e capiscono le miserie umane. Alla messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha analizzato il rapporto tra Dio e il suo popolo attraverso i secoli. Da una parte c'è l'amore misericordioso del Signore, sempre pronto ad andare incontro alla sua creatura, e dall'altra l'ostinazione dell'uomo a voltargli le spalle, a non essergli fedele. Il pontefice ha precisato che non ci sono compromessi in questo orizzonte, o si è santi, capaci di diffondere l'amore di Dio nel mondo, o si è ipocriti. Anche questo è accaduto nella storia della Chiesa. Ma pensate alla povera Giovanna d'Arco, oggi è santa. Poverina, questi dottori l'hanno bruciata viva perché dicevano che era eresse, accusata da eresia. Ma erano i dottori, quelli che sapevano la dottrina sicura, questi farisei, allontanati dall'amore di Dio. Vicino a noi, pensate il beato Rosmini, tutti i suoi libri all'index. Non si potevano leggere, era peccato leggerli. Oggi è beato. Nella storia di Dio col suo popolo, il Signore mandava per dirle che amava il suo popolo i profeti. Nella chiesa, il Signore manda i santi. Sono i Santi che portano avanti la vita della Chiesa, sono i Santi, non sono i potenti, non sono gli ipocriti, non i Santi.